talisman. Oggi noi giochiamo tutti qua, ce lo abbiamo. Se non c'è Eli, da Steam lo scaricherai, o forse te lo darà Dozzo come regalo il talisman. Talisman, 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 talisman. È un gioco che non finisce mai, talisman. Lo puoi anche comprare, ma non vale un cazzo, vale un euro o due euro se mi sbaglio, no. Ma se non lo hai, diventa amico di Dozzo, te lo darà gratis, o forse te lo fermerà nel culo. Talisman, 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 talisman. Talisman, adesso hai rotto il cazzo, ma giochiamo. Intanto non c'è da fare il talisman, è il gioco che tu vuoi. Se vuoi andare nanna, con questo gioco dormirai. Oh talisman, 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 talisman. Talisman. Oggi noi giochiamo tutti qua. Eccoci. Ce lo abbiamo. Danca. Se non c'è Eli, da Steam lo scaricherai. Danca, non ti sentiamo. O forse te lo darà Dozzo come regalo il talisman. Forse c'ha la canzone di talisman. Talisman, talisman, regalo il talisman. Talisman, 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 talisman. È un gioco che non finisce mai. Talisman. Lo puoi anche comprare, ma non vale un cazzo, vale un euro o due euro se mi sbaglio, no. Ma se non lo hai, diventa amico di Dozzo,
te lo darà gratis, o forse te lo fermerà nel culo. Talisman, talisman, talisman. Eccoci, ciao a tutti. Talisman, 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 talisman. Talisman. Buona Pasqua a tutti quelli che ci seguono. Talisman, talisman, talisman. Ah, scienziati? Talisman. Sai sì, Allora. Oh, guarda quanta talisman. Gente che gioca a Talisman a Pasqua. Talisman. Ci sono quattro tavoli, Talisman. Se tu non ce l'hai. Dozzolo regalera com'era? Diventa amico di Dozzo. Minchia, c'è 8 persone. Ciao ragazzi. Buona Pasqua, ciao Lubari. Non vedo ancora nessuno come lo fare. No, non lo so, ci sarà il Lubari. Ciao Benvenuto! Ciao Benvenuto! Allora, adesso sto praticamente impostando la partita nella speranza che si aggiunga qualcuno che non c'entra un cazzo, così ci divertiamo di più. Ciao Benvenuto! Ciao Mr. Bad Guy! Ciao Nicola Winter! Re e Dogudo. Bella. Molto bella, molto bella. Adesso fai partita online. Ricordiamo tutti che questo gioco si trova sia su Steam che su iPad, Android, qualsiasi piattaforma, anche sulla Switch c'è questo gioco, per cui se vi piace domenica prossima potete giocare anche voi con noi. Sì, volendo puoi crearla privata, però in questo caso noi la facciamo pubblica perché potenzialmente si potrebbe unire qualcuno dall'America o dalla Polonia che non c'entra un cazzo e ci divertiamo di più. Credo che a me non mi hanno sentito, ragazzi, sono qui. Ok. Sono Bibo e sono qui. Avevo il microfono chiuso. Alex Battista. Ciao Alex Battista. Ciao Reda Guto. Ciao Reda Guto. Benvenuti a Talisman. Talismaniato stasera, ragazzi. Se non ce l'hai diventa amico di Dozzo. Dai. Di Dozzo. No, ma Dozzo te lo regalerà gratuitamente. Anche se sei amico di Dozzo, Dozzo non te lo compra più perché è salito a 7 euro il prezzo. Col cazzo che Dozzo te lo regalerà lui. Qua è iniziato a piovere, ragazzi, perché si gioca a Talisman. Sta piovendo lì da te? Ah, è iniziato adesso. Qui da me è la 1.06 di pomeriggio. Ah, l'una di pomeriggio, ho capito. Sì. Ricordiamo, ragazzi, che Dozzo sta in America. Attenzione, ci abbiamo Papa Smurf. Duncan, se ti aggiungi te. Sì, vengo, ragazzi, vengo. Aspetta. Guarda che io sono comunque nella tua lobby. Ma partito online. Tabellone Dozzo. Di Dozzo. Dozzo, guarda che sono già nella tua parte, nel tuo tabellone. Papa Smurf. Ma io ho già putrificatrice. c'è Alex Battista. C'è Alex Battista che vuole giocare con noi. La stanza c'è è Alex Battista? Sì. Come ti chiami su Talisman? Ho visto che si è aggiunto uno, aspetta. Si è aggiunto uno, probabilmente. E sei tu Alili, sei te, Alex Battista? C'è Papa Smurf pure. Papa Smerd. si chiama Oli. Sì, è lui.
e Ali 7283. Grande, grande, dai, grande, Alex. Sto cercando di aggiungere uno spazio, ma non. Ma te lo fa mettere. Aggiunge. Ma aspetta, selezione personaggio. Siamo già a 5, no? Basta, basta e avanza, no? In teoria c'è posto per un sesto, però. Heavy, tu sei quello, Company of H, no? Sì, sì, Company of Heavy Duty, sono io, sì. Grande Alex De Battista. Battista. A Malta c'è un cognome De Battista. Dai ragazzi, dai. Aspetta che accendo un po' la luce della telecamera così mi vedete più bello di mai. Oh, è uscito Papa Smurf. Cazzo. Lascia così, dai, cominciamo. Beh, iniziamo così, tanto non sì. Iniziamo, se c'è Alex Battista, lasciamo pure un computer e andiamo, dai. Speriamo che poi ci raggiunge Luca, forse, no? Peta, sì, dopo Peta dice che alle 7 ci aveva collegamento con la sua famiglia, quindi ricordiamo, io prenderò. Ricordiamo che alle 9:15 finiamo lì perché c'è la live di Alex poi. Allora io sarò il mezzo sangue in questo caso. Ma perché siamo tutti dei rospi, Rozzo? Sarò il no, prima che tu assuma un let's start, sì, un bel guy, un let's rospo. Questo così, la tua risenza rospo, tac. Praticamente io posso scegliere un po' di opzioni. Però questa l'avrei dovuta togliere perché comunque avvantaggia troppo, diciamo. Adesso compagno. Okay. Vediamo chi posso scegliere. Puoi scegliere Minestrello, Samurai. Secondo Samurai. Me Samurai è bello. Infatti quello avevo scelto. Perché adesso possiamo scegliere il personaggio noi. Sì, puoi scegliere tra tre personaggi potenziali. Per cui vai. Tu potresti essere un Bushkayulu. Cioè, in realtà c'ha tutti la stessa faccia, sti tre qua. Però. Provo il Barbaro, mai provato. Che ti assomiglia un po' con la barba. Sì, quando avevo la barba. Quando avevi la barba. Quanta bebo. Addis Abeba. Seleziona qualche runa di queste. L'ho fatto perché ti danno più le bonus. Adesso questo scegli te, Alex Battista. Tu, Alex, hai esperienza con sto gioco o sei nuovo? Alex, se vuoi venire su Discord, ti faccio il link. Aspetta, e la Madonna, guarda Alex quante rune che c'ha. Alex è un esperto, altro che. Aspetta, se non ce l'hai. Questo è il nostro link di Discord per chi vuole venire, ragazzi. Allora, okay, tiriamo. Io non so che abilità c'ho, però. Se vuoi venire su Discord, vale. Ok. Sei il benvenuto. Tanto Alex, Alex Battista, io. Come dire. Talisman, c'è un limite di 20. Non c'ho Discord. Ok, non importa. Discord si chiama così perché si tinga sempre. Allora io sono qua. Esatto. Si tinga sempre. Discord, sì. Discordia. Inizio il gioco una spada. Ho giocato un pochetto. Ho perso da qualche giorno. Ma l'ho perso da qualche giorno. A chi tocca? Heavy. Tocca a Heavy. Ti tira, vediamo. No. Perdi una vitalità, cazzo. Potresti ritirare usando il fatto, però comunque hai già ritirato, giusto? Perché vedo che hai perso un fatto. Tocca a Gamers House. Tira i dadi. Oh, Gamers, ti voglio fluido su sti turni, eh. C'è un 6. 6 può andare o lì o là. Pesca una carta. Tesoro ritrovato.
tira dadi 4. Ah, quindi ci sono 4 borse d'oro su sta casella, ogni volta che si accede si possono prendere. Modifiche. Quello sono il mio marchio, non si può fare niente. Ricordiamo che alle 9 alle 9:15 ci spostiamo sul canale di Alex. Duncan, guarda che foto ho messo su WhatsApp per te. Aspetta che lo vedo, Girolamo. Ragazzi, Girolamo, iscrivetevi al canale di Girolamo. Che fa dei bella, questa dovresti metterla. Questa dovresti metterla su un attimo qui sulla live, quella foto, eh. È bellissima questa. Fortuna Drago. Bellissima, ve la faccio vedere per un attimo. Aspettate che apro WhatsApp da qui. Ve la faccio vedere per un minuto. Sempre nel turno di Duncan capitano le cose. Aspettate un po', dai. Dai. E vieni tu. No, non è il mio turno. Tanto sai cosa? Dopo un po' si prende il controllo, l'intelligenza artificiale muove lui. Okay. Duncan non schioda. Ecco, ecco la foto, guardate. Talisman. Bella. Ma la bella Fortuna Drago, che bella foto, grazie, grazie Girolamo, eh? Grande foto, grazie. Ciao, aiutami Harry. Sì, vai, così c'ho la tua bonus e questo possiamo sconfiggerlo. Grande Girolamo, grande. Sempre grande. Tac, sconfitto. Tac. Adesso non so se devo affrontare pure l'unicorno di astuzia 7. Dai. Tac. Quindi io quando sconfigo qualcuno posso muovermi di un tot. Ragazzi, come sentite gli altri su Discord? Vi sentite grazie? Bene. Vi sentite bene voi? Ciao Rollo! Ragazzi, devo andare qua. Oh Rollo! Oh, ma Girolamo, era buono il parrozzo al pomodoro? Siamo già 11, ragazzi, dai dai. Dai 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 dai. Dai, dai. Ragazzi, potete darmi un feedback? Come va? Come si sentono le voci mie e quelle degli altri? Degli altri anche, ragazzi. Prova, come si sente? Brava. Bravo Streamlabs. Thank you for following. Beh, abbiamo... Grazie del follow, bello. Abbiamo un following. Direi dati, Duncan. Ma non sono venuto. Devo mettere ancora la cosa lì. Aspetta, perché non ho messo questo. Scusa, ma non. Ecco qui. Adesso, quando qualcuno si iscrive o dà una piccola donazione, vengono visualizzati. Ok, ma al mio turno. Devi spostarti di due caselle adesso. O di qua o di là. Incantatrice, farai uno, diventerai una rana, vedrai. Tira. Quattro. Dai, un'astuzia, tienilo, non ritirare i dadi, mi raccomando. Continuano. Continua. Finisci tu. Continua a suonare. Continua. Tra l'altro, se avete presente questo mostro di Alex Battista, la faccia è presa da un quadro di Bosch. Sai i Hieronymus Bosch del... No, non li conosco. Non li conosco. Pittore fiammingo che faceva quelle scene di
creature un po' fantastiche, così, no? Questa qui si ispira un po' a quello. Cioè, perlomeno da come lo vedo, non è che lo so per certo, però... Vai, vediamo. Ah, questa va dal Cog, che è una specie di Zeppelin che ti dà gli ingredienti. Quando c'hai tre di questi ingredienti puoi creare un oggetto, no? Sì. E più oro usi, più ne compri. Quindi lei sta usando l'oro, ne ha comprati fino a tre. Combinando le tre fa un oggetto speciale, vedi? Con tutte queste caratteristiche. Ed è una bomba. Dozzo ne sa pacchi di arte. Per forza, sono. È uno dei miei interessi, diciamo. Ok. Vai, Dozzo. Adesso vado qua. Vado un po' nella regione esterna perché è più semplice. Arena, puoi convocare qua. A questo scusate, punto io. Alex dice. Posso affrontare un personaggio a caso, no? Puoi affrontarlo. Alex, okay. Alex dice, scusate, ho solo giocato il tabellone classico qui. Ma questa ci sono c'è... le espansioni, chiamerò, purtroppo chiamo lo scagnozzo perché comunque è quello con la forza più bassa. Praticamente qui ci sono delle espansioni che aggiungono carte aggiuntive e personaggi aggiuntivi, quindi queste cose qui che vedi sono parte di diverse espansioni. E se non sbaglio, ogni simbolino che vedi, se, per esempio, se vedi il mio simbolino in alto c'è una fiamma, poi c'è una specie di silhouette per Duncan, così. Quelle sono le espansioni a cui appartengono, c'è un simbolino, perché quelle puoi comprare come contenuti aggiuntivi. Io ce le ho tutte, ogni tanto le metto a caso, no? Adesso scelgo di rubarti l'oro, dai, così non ti ammazzo. Maglietta del giorno. Batman 4, ok. Oggi piatto del giorno Batman. bella è quello Batman originale dell'89, no? Questo sì, del Batman di come cacchio si chiamava. di Tim Burton di però... dell'89, come si chiamava quello? Di Tim Burton. Di Tim Burton, sì. Di Batman di Tim Burton. Con la sonora di Prince. Sì, è vero. Prince, grande Prince. Vai. Prince che ci ha lasciato qualche anno fa per colpa della droga. Beh, in realtà c'aveva una specie di grosso raffreddore, si è preso degli oppiacei e ci è rimasto sotto. È morto in ascensore, io l'ho vista alla casa di Prince 2 anni fa, siamo andati a visitarla per il mio comune, e in teoria le ceneri le hanno messe in soggiorno, cioè c'è una specie di urna nel suo soggiorno dove ci sono le ceneri. Combatti con forza o combatti con astuzia? Che dici? Ti conviene fare con forza, che c'hai forza 4, no? Di astuzia ce ne sono 2. Tu puoi aiutarlo facendo aiuto in battaglia, insomma. Dai, io posso farcela. Vai. Sei grande. L'ho distrutto. No, lui. Però comunque è morto perché c'ha meno modificatore, quindi continua. Non fare il tiro di stanotte ammazza. Grande il barbaro. Siamo un 13, ragazzi. Tipo gli apostoli, un numero che porta sfiga. C'è pure Peppolo Giuda Iscariota. Peppolo, ciao. Ah no, non lo so, magari non c'è. Allora, tutti quelli che ci seguono da Twitch possono per favore scrivere ciao? Sono tutti da Twitch. No, capito, ma tutti quelli che ci leggono su Twitch possono salutare e dire perché vi piace così tanto Talisman? Non allargarti tanto, Dozzo.
Ok. Allora, questo lo devi muovere o di qua o di là. Tu muovilo su Duncan, bravo. Ciao da Twitch, anche sono anche se non da Vincenza. Da Vincenza. Sì. Oh, tira dadi. 2. Dove c'è la rotonda di Palladio. Ah. Ragazzi, voglio solo un piccolo feedback, ma l'audio del gioco e l'audio nostro delle voci si sente bene? L'audio del gioco devi toglierlo, Duncan, perché comunque non ci serve, devi andare un po' di audio si può, le ville del... No, ma io lo toglierei perché comunque rompe il cazzo, capito? A me mi piace. Beh, ok, credo è l'unica cosa che mi piace dal gioco. No, il problema dell'audio. Tutto bene, Dancone. Grazie, Rollo. Rollo è sempre gentile. Io gli ho detto a questi qua della Nomad Games, gli ho detto di provare a mettere più musiche diverse, perché c'è sempre la stessa musichetta per 3 ore, e poi dopo un po' ti rompe il cazzo, capito? Però era solo un suggerimento. Del resto il prodotto è già perfetto. Due, tac. Allora andiamo di qua. Nei campi. Nei campi. Anima inquieta. Si materializza cappella. Nella cappella. Succhia la cappella. 3. L'anima inquieta deve decidere cosa succhiare. La cappella, il cimitero. Deve decidere cosa succhiare. 3-2 dal totale. Questa la cripta è quando sei per accedere alla regione interna, devi tirare quei dadi. Ok. Ti facilita l'ingresso all'interno, però noi facendo 20 turni non arriveremo mai al centro, capito? Quello sì. Ci arrivi se fai proprio il centro, cioè il centro della cripta. Centro è, vedi quella corona lì? Quella è la corona del comando, che se tu ci arrivi ogni turno tiri un dado, se fai 4 5 6 uccidi tutti gli altri di una vita, no? E così se sei al centro continui a ammazzare gli altri, hai vinto, però noi facciamo un limite di turni e quindi la partita finisce prima di così. Altrimenti potrebbe richiedere anche delle ore. Ore no, ma però un paio d'ore tutte. Salta il turno. Perché lo salta il turno? Porca. Chi? Io non l'ho saltato. Io neanche, guarda. No, perché c'è stato un evento che saltavamo i turni. Adesso tu potresti andare... Devi evitare la chiesa perché se essendo malvagio perdi una vita, quindi vai di là. Devi andare a destra. Ma, se tu vai sulla cappella. Ma l'ultimo giocatore è il computer? No, non è il computer. La ladra è gestita dal computer. Sì, sì, è il computer, hai visto? Oh, comunque serve Angelino. Dov'è Angelino che ci fa un po' di imitazioni? Questo gioco questo gioco è un Pokémon card. Che ha... Ma questo esiste da 30 anni prima dei Pokémon. Pokémon gli fanno una sega a questo gioco, ragazzi. Infatti. Questo è il Jumanji. Jumanji l'originale. Jumanji. Più mangi e mangia e bevi. Più mangi e più cachi. Più fai la cacca 5, vedi che potenzialmente potrei andare in questo dungeon, però non voglio perché ci sono creature troppo pericolose, quindi vado qui da sta ladra e cerco di fare, no, in realtà no, perché comunque lei c'ha forza 5, quindi affronto la casella. Ti sta laggando un po' la voce, Dozzo. Perché c'è una connessione di merda. Allora mio figlio sta vedendo Netflix in soggiorno, quindi forse soffro, capito? Io lo sento bene. Ogni tanto ho sentito dei colpi di lag, non vorrei offendere.
4. Sì, ma... sento un colpi di lag. Ma quelli miei? O quelli di Dozzone? No, ma io mi rendo conto che magari la mia connessione non è delle migliori, anche perché io sono lontano dal wifi, sono lontano dal router di in casa mia, perché è dall'altra parte della casa. Lui è abbastanza normale. Poi sai, Talisman lo guardano migliaia di persone, c'è sempre un po' di lag. E certo. È entrato? Viene in gotta o Talisman. Andrea. Ciao ragazzi. Ciao Andrea. Grande Andrea. Andrea, tu ce l'hai Talisman? No, mi fa schifo al cazzo Talisman. Ma mi piace guardare. Però no, mi fa piacere stare in compagnia con voi, per cui lo guardo. Fai bene, vai bene. Cioè, devi scegliere tra uscire con la pandemia e stare in casa a guardare Talisman. Esatto, a questo punto scelgo Talisman, se me la metti così. Ti dicono ciao dalla chat, Andrea. Adesso saluto. Il bambino si è riuscito a incatenarlo dopo l'esorcismo, quindi c'è un paio d'ore di libertà perché spezzi le catene di nuovo. C'ho questi 20 minuti prima dell'ora di cena. Com'è che sono diventato un rospo io? Non capisco. Un rospo? È perché sei andato forse dalla fattucchiera e... Thank you, 382! Grazie per il follower! Già il secondo Duncan, eh? Sì, sì. Oggi fiocca di followers. Grazie. Però a te servono su YouTube, Duncan, non qui. Sì, ma questo lo facciamo solo su Twitch. Non lo fa. Perché infatti io sono... Sì, appunto dico, questi follower sono su Twitch, non su YouTube. Sì, su Twitch, Andrea. Su Twitch. Channel. Com'è che qui diciamo di tutto? In realtà siamo stati e di più. Abbiamo detto froci, dito in culo, non abbiamo ancora detto niente di questo tipo. Quindi ci siamo stati molto... Aperitivo con Talisman, sì, Telecom. Oggi lascia stare che oggi a YouTube ho detto più puttana del solito. Oggi abbiamo A me quel gioco Double Dragon io non mi piace. Non è così brutto però Andrea, eh? Senso che non mi sembra che abbia un di più di chissà quanti altri giochi, capito? L'originale è sempre l'originale, no? Sempre I primi due sono molto meglio, secondo me. Sì. Poi ma anche questo qua, dico, comunque non è male il Neon. Pure bello. Attenzione, pareggio. Pareggio dell'Atalanta al minuto con rigore di Baggio. Comunque Dancone, oggi mi sono rivisto un pezzo della live di ieri sera su Twitch, tra la polemica che ha montato quel tipo inutilmente, la lamentela stupida che non c'ha senso fare. No, ma mica io lo capisco, cioè sì, tra virgolette lo rispetto pure, ma pure a me non piacciono altri canali. Scusa, guarda, rompi i coglioni, capito? Tutto lì. Ma... Detto che quel canale è fatto in quel modo, se mi piace bene, se no certo, certo. A parte questo, mi sono rivisto il pezzo della lettera, cioè te giuro mi veniva da piangere per quanto ridevo. Ciao Duncan, sono un tuo grande ammiratore. Speriamo che mi manda un'altra. Dai, va bene. Shark ha fatto la certificazione, quindi manderà altre email. Io purtroppo le email non so come si usano, però... Certo, te perché hai interrotto gli studi, vero Dozzo? Sì, ho fatto 3 anni di corso di posta elettronica, poi purtroppo non ce la facevo. Non hai retto la pressione. Non ci capivo più un cazzo, quando ho iniziato... copia conoscenza così non ho più capito un cazzo, dovuto... Oh, ciao Michele Smith. Ciao Smith. L'82, una buona annata per i passionati di Talisman. Scusa Dozzo, perché è apparso quell'altro coso lì? Quale? Quel terreno? Sì. Perché quella è l'espansione del dungeon, dove vai in questa caverna e se vai fino in fondo c'è un mostro da affrontare. Però
è molto difficile, infatti verrai intrappolato e morirai lì perché i mostri lì sono più potenti, eccetera, no? Quindi io ti consiglierei di tornare indietro. Sì, appena finito il turno torno indietro. Alle 9:15 ci spostiamo da Alex, eh? Perché Alex vai live oggi? Sì, vai live. E cosa io la faccio domani pomeriggio, ho sperso le 2-3 quarti al solito. Cosa porta oggi? Continua il Commodore, credo. Commodore, sì, mi pare. Commodore. Ma chi siete a giocare? Dozzo, The Gamers Out, Duncan, te chi sei, Heavy? Samurai. Company of Heavy Duty sono io. Ah, ok. Il secondo. E gli altri due chi sono? È il computer, invece Alleli è Alex Batista. Ah, ok. Che era conosciuto nel wrestling come Batista. Quello che c'ha la Batista Bomb. Infatti ha fatto anche Guardians of the Galaxy, Sì, sì, è vero, lui è quello cazzo chiamato il personaggio. Ma è tanto simpatico pure in quel film. Solo io lo confondo un po' con The Rock. Vabbè, The Rock è grande il doppio, però comunque è simile come sì. personaggio. No? Anche The Rock faceva il wrestler, no? The Rock faceva il wrestler, sì. Dwayne Johnson. Johnson, The Rock. Io quando è morto Eddie Guerrero non l'ho visto più poi. Non ti sento, Duncan. Ho detto, dopo che è morto Eddie Guerrero, non l'ho visto più il wrestling. Ma chi era spappolato cadendo con l'elastico? Quello era Bret Hart, penso. E si è spappolato, lo hanno calato dal soffitto, si è spaccato il bungee jumping e è finito sulla transenna e schiattato sul colpo. C'ho pure il pupazzo di Eddie Guerrero, ve lo faccio vedere, aspettate. È molto, nel senso che da riporto no, morto. Molto sotto 3 metri di tella. Molto. Ma diciamo che è molto morto. Sì, era il mestiere, ecco qui Eddie Guerrero formato pupazzo. Vai Duncan, tocca a te. Guardate che bello. Guarda, se ti fai ricrescere la barba va assomigliato Duncan. Certo. Potresti in suo onore. Oh, ma Duncan, ma te i pupazzetti non ti fai mancare proprio niente, Questo veramente. Questo cambia c'è fosse una figa in tutti quei pupazzetti, però. questo cambia faccia. Guardate. C'è la faccia di Duncan, quell'altra. No, c'è rasato e con la barba. No, viene con la testa. Guardate, adesso tutto ammaccato. Guardate, tutto ammaccato. Tipo i Man che si spaccava il torace. Tutto questo ammaccato. Non cambia testa e viene tutto ammaccato, vedi? Ok. Poi si può rimettere come era. Tutto ammaccato. Oh, tutto ammaccato. Duncan il guerriero, sì. È molto morto. È molto morto. Io ho l'action. Anche l'action finger. Io c'ho l'action finger di. Anche Geronimo dice che c'è l'action finger di questo qui di Eddie Guerrero. Oh. L'action finger. L'action finger. Fucking finger. Finger. Ma voi sapete cosa dice Confucio? Guarda, la lettera ieri sera Duncan te la volevo firmare con un abbraco fucking Duncan. Poi ho detto no. Fucking Duncan. Comunque, sapete cosa dice Confucio, no? Che quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Guarda il dito. Ma De Biru si mette il dito in culo. certo, perché per lui la luna è nel culo. Esatto. Il culo è il divano. Si barcamena tra culo e divano.
ma quando diventerò normale? Io sono rimasto tra culo e divano, non mettere il dito, c'è un famoso proverbio. C'è la ragazza che si chiama Divana. Divana, la ragazza, la ragazza. Ma si scrive la ragazza staccato oppure la ragazza? La ragazza. Invece lei invece poi c'è Dita Von Tees che ha sposato un certo signor culo e la ragazza Von Tees in culo. Posso chiederti qualcosa, Dozzo? Ma io rimango rospo alla fine del gioco, perché... No, tu adesso tra tre turni torni normale. Cioè nel gioco, non torni più normale nella vita, ma nel gioco... Quello dopo l'incidente è difficile. Danca, devi aspettare una principessa che ti bacia. Una bracca. Una bracca. Ciao Geronimo. Ti mette la faccia nelle teste. Ma deve essere per forza una principessa, può essere anche un travestito. Di solito il ranocchio viene trasformato dalla principessa, poi se per te vabbè anche un trans, non lo so. Nelle favole di Malta non lo so se ci sono i trans. Oh, aspetta che sono stato iettato da server. Anche voi siete cresciati. Ma se sei abbandonato. No, si sente un po' male Discord. Hai abbandonato il gioco, Dozzo. No, adesso tornerei, però è cresciato server mio. Adesso ritorno, Ecco, sono ritornato Barbaro. Balbalo. Sei un balbalo senza balba. Adesso. Balbalo! Tabelloni dozzo, ecco qua. Comunque eri rilassato un attimo e poi ritornato, Adesso sto ritornando, sì. No, è ritornato. La balba dietro. No, Dozzo è ancora ritornato. Adesso sto tornando al prossimo turno, ragazzi, non mi preoccupate. Come cazzo, l'altra volta c'erano quei due lì, l'americano e quello polacco. Che dice, hello, e poi tira fuori la barretta delle donazioni e dice, this is the donation. Sembrava che... Cioè, li ho tirati in mezzo 5 minuti prima e dopo 5 minuti Duncan tira fuori da sotto lo schermo la barretta delle donazioni. Perciò dei soldi. Allora, oggi non l'ho messa, dai. Per il momento no, dai. Già la gente ci segue con fatica. Poi, quando arriviamo a 100 follower, la schiaffiamo fuori, dai, la barretta. Siamo poi cioè, a fine spettacolo come in chiesa facciamo il cappellino e chiedere. Però stiamo salendo poco a poco. Siamo 14 adesso, no? Si sale. Adesso vediamo, ecco i tuoi oggetti, lo scrigno lo posso usare. Usiamo uscrigna. Usa l'oggetto. Trappola di gas. Sei un balbalo senza balba. Trappola di gas, prova a ritirare. Grande. E mi do, sei, guadagni un talismano. Ma che ho tre cazzo. Io vado la cazzo dopo, buon pomeriggio. Ciao, ciao Girolamo. Grazie. Ciao Girolamo, ciao. Buon prolungamento della ciolla. Ciao Girolamo, vai a mangiare il parrozzo col tè. Il terrone. Ok, tiriamo il dado e vediamo cosa ne esce. 3. Scusate, c'ho avuto un po' di lag sul mio gioco e fatica a tirare il dado. Se vado qua. Sì, allora. Tu dovresti cercare servo delle terre. Servo. Selbo della gleba. Selbo della gleba tutta alta. Grande Elio. Sbalbato. Sbalbatello. Io sono l'orsetto ricchione. Bastardo.
Sempre delle tenebre, però per lo stesso. No, per continuare, non farsi dancanate, cazzo. Vabbè. Vedere che il coso l'ha marcato uomo e avremmo vinto, Crimio! Sarebbe Berlusconi quando parlava dell'Italia, e Top sarà dimesso dopo quel commento. Verso il anche un dilettante poteva vedere che Zidane andava marcato uomo e avremmo vinto, Crimio. Dozzo, te prego, Berlusconi no. Beh, vero Dozzo, puoi mettere chiunque, ma Berlusconi veramente. E che è successo? Nessuno. Dozzo. Da fuori ancora la partita. Che connessione di cacca c'è? Perché stanno guardando i film ma alta risoluzione. I keep getting pushed up from the game. Tozzo, stai parlando come qualcuno ti sta strizzando le palle da dietro. Eh? Parli come qualcuno ti sta strizzando le palle. Perché? Così. Perché troia. Sì, ero caduto. Ma è ritornato. Caduto. Ancora caduto, puttana, ma no. Chi tocca? Ad Alley. È ricaduto ancora. Terza caduta. Tipo caduto. Caduto. Ah, ma che rimane di un secondo. Ah. Non dire a tua moglie che stai giocando con me perché ti taglia l'internet subito. Ah, ma sei con fucking Duncan. Allora stacco router. Il router. Oh, signore Abisso, questo somiglia un po' a The Big, eh? Mi si era bloccato il tabellone. Il piano del pericolo. Dicevo, tirare i dadi. È colpa di Dozzo perché cade e viene. Continua a cadere. Cade, è colpa di Dozzo perché è caduto. Caduto. Vedi caduto. È peggio. Ciao, caduto. È peggio di Cristo. Questo è un trance, eh? È peggio di Cristo. È caduto tre volte e caduto più di tre. Caduto a basso. Stai a dita anche. La terza caduta di Cristo. La terza caduta di Griswold. Perché ci ha spostati tutti adesso? Perché spostano una specie di bestie sul tabellone e se si vengono addosso perdi una vita. Cosa hai detto? Chi ha sburrato tutto il tabellone? Addosso, sta attento. Ma gli americani. Gli americani oggi non sono venuti, Dozzo. No. Mi sa che sono stati traumati l'altra volta. Sono fuggiti. Hanno disdetto l'abbonamento ad internet pur di non incontrarvi più su Talisman. Di certo stanno dicendo italiani. Ma quelli sono i gruppi di gruppi. Italiani! Italiani! Mandalino, mandalino, spaghetti e mandalino! Come Fantozzi, ricordi quelli? Tozzi fan! Quando c'è il kamikaze Fantozzi fan. No, quando vanno al campeggio e Fantozzi comincia a gridare.
ci sono i tedeschi, credo, lì. State libiano, italiani! Mandolino, spaghetti, pizza mandolino! Duncan che imita un tedesco che prende per il culo un italiano, sembra una barzelletta. In effetti è vero, sembra una barzelletta. Sai cosa posso fare adesso? Provo a ridurre la qualità dello streaming di Daniela, così vado proprio su qualità 386, 160 pixel, giusto no, per vedere qualità Shark. Qualità Shark Plus. 320 per 640, com'era? Qualità di... farai video con la telecamera dello StarTAC. Che manco ce l'aveva poi, ce l'ha niente. Beh, però StarTAC l'ha ordinato uno The Birum perché c'aveva una bella antenna, bella... È vero, era che si estraeva, che veniva fuori. Bella tonica, diciamo. Ibiru! 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 Ibiru studito! Ibiru, Ibiru, Elami Sabactami! Ibiru, perché mi hai messo il dito in culo? Il dito di Ibiru! Oh, ma se fossero crocifissi, Shark, Ibiru o Duncan, chi è che salveremmo? Io sarei Duncan, ovviamente. Io sarei quello di mezzo, Cristo, di certo, no? Ibiru sarà... Solo che anziché nella targhetta sopra, anziché Inri, c'è scritto Dvn. No, quella di Biru c'è scritto Biru invece di Inri. No, quello di... Biru sarebbe il ladro buono quando... Il ladro di virginità è Biru. Il ladro Biru. Shark sarà il ladro cattivo, no? Shark è il ladro di schede di RAM da 4 mega. Lo sai che su Cristo hanno scritto il re dei giudei, no? E a me mi scrivono il re di... Certo. Il re di Youporn. Te Duncan sei il re di Malta Porn invece, sì. Malta Porn è tutto girato a Malta, ovviamente, ma soprattutto nel villaggio di Popeye. Tutte le ambientazioni sono nel villaggio di Popeye o al porto o nella taverna, insomma. Tutti i personaggi, indipendentemente dalla regione in cui si trovano, mangiano o gabitone. Possono accettare. Io non lo accetto, la ricerca dello stregone. Perché deve accettarla? Ci hanno rubato tutto nel 1850, c'era solo gli odio. Sti bastardi. Hai visto la foto che mi ha fatto Geronimo? La foda? La foto che ha fatto Geronimo, Andrea. Su, no, è bella, su WhatsApp devi guardarla, WhatsApp. Per fortuna. La vado a vedere. La mamma di Geronimo. Vive e viva, è risorto Gesù. Alleluia, alleluia. Io sono. Ma chi fa questi suoni? Cazzo è sta roba? È Mazzi il biondo. Da questi anni farà caldo. Oggi pomeriggio c'è il pranzo. Il pranzo che veramente sarà ricco di tante pietanze buone. Ma dai, Dozzo, che... Batti il biondo, ragazzi, voi non lo conoscete. Il biondo non si è fermato mai un momento. Il divano insegue sempre il dito. Verrà.
il mondo. L'ha messo al posto del bambino. Sì, l'hai visto. La storia infinita. Com'è che si chiamava il bambino? Atreio era ragazzo quello. Si chiamava Bastian. A me credo che si chiamava Alfonso. Ustia Company è stato ucciso, ragazzi. Mannaggia, ragazzi. No. Beh, no, ti fa da può ancora tornare in vita, eh. Se tu ti reincarni un po'. Però sto andando forte io, anche se non so che cazzo sto facendo. Dai, non sapevo bene che cazzo fa, c'ha 5 vite, lo bello in salute. Bravo, Daniele. E il Balboro è di moda il Balboro. Dunkald il Balbalo. Clom. Vado a cena, ragazzi, io. Dopo cena il live da Alex. Sì, ci sentiamo lì, Andrea. Grazie di essere stato qui. Ma scherzi, ragazzi, ci vediamo dopo, dai. Ci sentiamo dopo. Buon appetito. Ciao Andrea, buon appetito. Ciao. Ciao. Strega notturna, vediamo se sopravvivi. Sì, quindi uccideva, guadagni una vita, vedi? E praticamente continua a non ritirare. Adesso c'hai una vita, per cui se torni sulla tua lapide, ritorni in vita, diciamo. E sì, questa sì. È un'espansione particolare, perché nel gioco normale, se tu vai a zero vita, muori sul colpo. Invece questa è l'espansione dell'oltretomba, dove hai questa possibilità di, insomma, vivere un po' da fantasma prima della morte definitiva. Allora, un'anima inquieta. In questa vuole ciucciarti la cappella. Non sei 4. Beh, dai, non hai fatto male, anzi, hai vinto. Non toccare niente, fai continua. Bravo. Vince The Gamer's House. Grande, il grande il Barbaro. Sto Barbaro ti sta dando grandi soddisfazioni. Sì, è la prima volta che lo uso pure. Ma quindi Alex Battista, tu sei del 72 e Elisabetta, che è la tua moglie, è dell'83? Giusto? Come intuisco dal nick che tu sei Ale ed Eli. E quindi sai, 72-83 significa che siete una coppia. Ciao Giancapo. Giancapo 86. Ciao, benvenuto al canale, amico. Prendi sta armatura, Gamer's House. Accatta, Gamer's House. Ho preso. Questo ti attacca. Attacchi a Danganiella. Bravo Giancapo, scarica anche Talisman. È grande, ha fatto 6. Dai un bel 6. Ehi! Vai, bravo. Mi dispiace Alex, ma... Mi dispiace. Continua. Sono troppo forte. Grazie dell'iscrizione! Oh, Danga, in 3 iscrizioni mi devi dare 15 euro. Certo, 5 certo. Iscrizioni. Se clicchi sul scagnozzo gli togli una vita. Cosa devo fare? Dimmi. Tu puoi fare o gli togli una vita, o prendi il cristallo, o prendi la borsa d'oro. Riprendo la borsa d'oro, dai. Non gli tolgo la vita. Che ho pure mio amico lui, no? T'ho preso l'oro, non ho la vita, da. Grande Alex Battista, le scegli giovani, eh? Bravo. Come sai, come conosci la ragazza di Alex? È lui che l'ha scritto, che la compagna è del 90. Grande Alex Battista. Anch'io, mia moglie è 8 anni più giovane di me, ma... Ah, ecco, Giovanni Capurso, ecco che grande. Infatti ne parlavi di Talisman.
che ci giochi io sono 90. Giannini Capruso su YouTube, ok? Giannini Capruso, Gianni Capurso, Duncan. Gianni Capurso. La Madonna del Pozzo di Capurso dei film di Lino Banfi. Scusa, Gian. La Madonna dell'Incoronata del Pozzo di Capurso. Ma a volte leggo un po' di merda. Leggo da merda. Bravo Ale che ha ucciso la ladra acrobata. Dai che vi faccio vedere il mio tatuaggio, guarda. C'ho la testa del leone sul braccio. Bello. Testa del leone dove? Oh, grande. C'ho il nome di mio figlio pure. Ma allora vuoi cuccare stasera, Duncan? Poi c'ho altri tatuaggi che sono sul piede che non posso farveli vedere perché mi devo spogliare. Spogliando. Dice sono due madonne diverse. Pronto? Sì, l'ha letto. Sì, vai. Allora, tre, ti smarisci per un turno, cazzo. E non posso neanche ritirare perché ho finito il fato. Invece Company of the Heaven, se tu fai 6 puoi tornare sulla tua casella e risusciti, sì, vedi, bravo. Finisci turno. Gamer Saves. Udo gioco. Ma scusa, ma se tu sei Gianni Capuzzo e giocavi a Talisman nel 90, hai iniziato a 4 anni a giocare a Talisman. Se sei Gianni 86. Famiglio. Perché stanno bruciando le carte? Perché questo c'ha l'abilità speciale che praticamente brucia le carte del futuro. Tu seleziona questa armatura, lì se perdi, se fai 4, 5, 6, non dai, perdi. Dai, lo posso mazzare. Un 6, 4. 8, speriamo che fa 1. No? Hai vinto, perché lui c'aveva 3, meno 1 di modifica, quindi 8 a 6 vinto. Grande il Barbaro! È il Barbaro sa combattere. Adesso fai con gli scambi a trofei. Vabbè, la prossima volta. Comunque, la prossima volta fai scambi trofei. Mica ci giocavo negli anni 90. L'ho acquistato dopo, ti ha detto. Io allora c'avevo la prima edizione cartacea. Quella col drago su copertina. Se non sbaglio, era commercializzata dalla... Ma neanche la rave. Talisman. Forse la MB pure. La suoniamo un po' nel background, Talisman, dai. Talisman. Talisman. Hey. È un po' nel background. A Talisman. Talisman. Oggi non giochiamo. Talisman. Talisman. No, cavolo. E la Madonna. Questi si uniscono in tre e ti aprono il culo. È già un pezzo di mai Talisman. Anche comprare un cazzo. Vuole un euro. Ma non capisco neanche perché ti fa ritirare. Perché tanto sei morto di certo.
ma se non ce l'hai diventa amico di Dozzo, forse te la gratis o forse te lo fermerà nel culo. Talisman. Affronta il castello. Sì, facciamo. Vieni, vieni beta. Talisman. Dai, Luca. Questo è difficile. Ci vorrebbe un 6. Un 6. Un 6. Un 4. Ho perso. Cazzo. Ritira i dadi. Tira. 1. Ah, non succede niente. Spirito di picchi. Spirito di picchi. Estero di... Duncan carico come una molla, grazie. Duncan carico come un mulo purgato. Talisman. Talisman. Online non facciamo questi board game. Però ti consiglio questo gioco, Slay the Spire, che è un bellissimo strategico. Il talisman è il gioco che tu vuoi. Se tu andare a nanna con questo gioco dormirai a un talisman. Prendi l'armatura se puoi, anche se costa un botto. Sinceramente io ti consiglio di risparmiare i soldi, perché tu in queste partite con 20 turni più soldi hai più punti fai. Quindi se tenevi l'oro da ebreo era meglio, Tre. Dobbiamo uccidere sta ladra a... Estereotipiche, porco Dio. Dangans de notifiche, porco sbionci. Quello c'ha forza 8, non è che mi conviene tanto, Talisman, talisman. Andiamo a uccidere Dankamiel, dai. Vado qua che attacco da Talisman. Preparati a morire. Mi hai fatto ricordare. Preparati a morire, Dankamiel. Mi hai fatto ricordare una canzone della FIBA. Questa, oh, ragazzi, questa è tipo la tipo Highlander. Ti incontro sulle montagne tipo Kurg. Clic. Sono con... Senti, Dozzo! La senti? Dozzo! La senti? Cazzo, pareggio, puttana Eva. Che cosa l'anime dalle? Sono ribelle. Mando le stelle. Ma tu lo conosci la Stefano Dorazzo, quello che diceva che andavamo su e andavamo su. Bugia. Ah, già. Aia, e questa come mai è in questo piano del... non lo so, rituale, quindi mi sa che l'ha fatto il culo Dozzo. Uno. Sto suonando l'El Diablo della Red FIBA. Regina di cuori! Turra! Se se! È morto! Heavy è morto, ragazzi! Sita! Ho fatto più ritornare in vita, giusto? Sì, si è schiattato adesso!
perché a chi va male e sono un animale. Storia è una grossa bugia. Ragazzi, allora io esco e niente, noi ci vediamo stasera. Perfino la mia un'altra partita con Luca Pet. No, vabbè, vado a fare adesso. Hai dato? Va a mangiare, ci vediamo dopo. Vabbè, stasera ci vediamo allora. Sì. Ciao a tutti, grazie, ragazzi, ciao a quelli di arriva, arriva al diavolo. Ciao Happy, grazie, grazie sempre. Ciao a tutti. Ciao. Ciao ciao. Arriva, arriva al diavolo. Diavolo 666. Il dito in culo è una grossa bugia. E dell'anima è bella. Ma dai, mi senti o c'è la canzone? Sento te anche la canzone. Perché fa, quando fa il dito in culo una grossa bugia. Non di tra le tue chiappe persino le mie. Mia. Ho perso ancora. Hai perso perché sto ragno ti basa sull'astuzia tu. Certo. Cambia trofei, oh fai scambia trofei. Adesso ho fatto finisci il turno. Beh, vedi un po' te, stai giocando tipo scemo. Dico solo questo. Anime bella. Anime bella, giro di notte come anime bello. Configuro l'emulatore con 100 euro. 666. Però c'è sotto la bestia antica e praticamente forza 4 tu fai 2. Ma anche così io non la sento la canzone. Perché non la metti su Groovy così la sento anch'io che ci cantiamo sopra? Ok. Perché sul Groovy non posso abbassare il volume? No, mettila sul Groovy. Sì, se la metto sul Groovy non posso abbassare il volume. Viene alta sì, quanto. La puoi abbassare. Tu alzi, tu abbassi il volume dell'entità Groovy e gli abbassi un po' di volume al volume di Groovy. Se tu clicchi col destro su Groovy, tu lo abbassi. Aspetta che suono questo. Aspetta. Hai voluto fare? No. Cazzo, sto ragno due di astuzia, no. Mi tocca andare qua. Non mi lascia... Palla, perché non mi lascio... Suonarla. Meglio suonarla. Dei Pink Floyd possiamo fare... Possiamo fare The Wall. No, ti faccio una io bella di... We don't need no dito in culo. Boom, boom. Ti faccio una bella io dai Pink Floyd. Aspetta. Vai, oh, tocca a te comunque di turno, eh. The Biru! Metti il dito. No, là. Ehi, The Biru! Leave the test alone. Tu, 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 tu. Togli il dito dal culo. Siamo a fronte, dai. Questo è forte, no? Questo non è forte. Quello praticamente somma altre creature. Però dovresti riuscire a ammazzarlo. Cioè, il problema è che tira due dadi invece cinque, di uno. Cingu cingu. Ci ha avuto quasi culo. Tira, mi sa che... Perché quello tira... Sì. Allora ti sei salvato la vita con l'armatura, vedi? Hai perso, ve lo dici. Donne, no! Dito in culo! Aspetta che...
Questa è la mia preferita del gruppo. E metterla su gruppi, eh. Aspetta. Dito e culo messo a secco. Tira l'agnello. Tira il dado. Allora, tiro. Non so se si sente la musica nel... Mandalo sulla ladra, eh. L'ho messo. Everybody. Aspetta. Alupari. Luca Melo. Hello. Oh, buddy, in the... Pink Floyd. Grande. Culo. Ma aspetta, state su Twitch? Eh? Sì, siamo in gruppo su Twitch. Sei già su Twitch? Già su. Ragazzi! Ah, è vero, ce l'avevo aperto, eccolo qua. Ragazzi, si sente la canzone sulla live? Madonna, sì, ma urli, dai. No, per... non la sento. Voi non la sentite la canzone? Io non sento un cazzo. Ma tu la senti? Sì. Luca, tu la senti la canzone? Io non c'ho live, ce l'ho staccata, la sento su Discord. Su Discord la senti, no? Aspetta, provo a vedere. E io ho mutato Groovy perché scommetto che se lo attivo lei... ci hai distrutto il tampone, Dancone. Tampone, no, si sente bassa, si sente bassa, dice. Hai fatto il tampone? No, ma sei tu che urli, Duncan. Ah, ok. Aspetta che faccio il volume della console un po' più alto. Non ce la fa contro Duncan. Say again. Why I have become comfortable now. Sentitelo solo, ragazzi, eh? Duncan Gilmore. Adesso parte il clippone, Duncan. Lui è il chitarrista preferito mio, eh? David Gilmore. Fa dai riassoli, man. Da Dio. Have become comfortably none. Mamma, quando è pronto basta. Oh, comando, cazzo. Siamo 5 minuti. Un 6. Cazzo, un 2. Per mettermi in super boom. Mamma, buttala lì la pasta. We're going to the show. Come on, it's time to go. Ciao Dottor Rollo, Alex Battista, Giancapo, ciao. Sì, c'è Luca Peta. Horizon. Grande Luca. E vi ho preparato anche un clippone. Adesso guardate questa bella clip. Tutte sulle mani, ragazzi! When I was a child, I have a feeling great.
on the corner of the eye. Now I try to look, but here it's gone. I cannot put my finger on again. The dream is gone. Dream is gone. Have become comfortably numb. Ma chi è che sta giocando oltre voi due? E io con la Trescia, poi c'è Alex Battista. Rollo dice la notifica, non me la ricordavo nella canzone. Ne ho capito una sega, Dozzo. Chi sta giocando? Tu, Duncan? Alex Battista. Alex Battista, ok. E poi giocava Henry, è morto però. Ho abbassato un altro po' la musica, ragazzi. Grande canzone, però, ragazzi. Questa è una delle mie preferite. Però è una grande canzone. Questa canzone è messa nell'album The Wall e pure nel Dark Souls of the Moon, credo. Wishwave pure, no? Sì, è messa in due album questa canzone. Non penso che ci sia in The Wall, eh. In The Wall c'è. Alex. In The Wall c'è. Non dimmi comunque la mia preferita in assoluto è Shine on Your Crazy Diamond. Quella è bellissima. Quella è il top, per me è il top top. Dai, Duncan, la sai la storia della canzone Shine on Your Crazy Diamond? Sì. No, te la faccio sentire però. Dai, ma... vai. È la canzone che hanno scritto. Dimmi, dimmi. Come si chiama il primo cantante? Ah, esatto. Ah, ok, ok, adesso. Il folle. C'è anche un episodio su Barrett che lui entrò nelle prove e nello studio prove con una canzone che voleva loro provassero, insomma, poco prima che si separassero. Lui ha detto voglio provare questa canzone. E era una canzone che praticamente ogni volta che la provavano lui cambiava qualcosa della canzone. Diceva ma che fanno, ancora l'avete capita? E ogni volta cambiava qualcosa nell'intonazione o negli accordi. Diceva ma mi sa che siete un po' lenti oggi. Perché praticamente gli stava mostrando che loro non gli possono stare dietro con la sua creatività. E quindi c'è cioè, un completamente folle ma anche un grandissimo. Sì, come creatività era grande, però come musicista... Sì. Come musicista faceva cagare pure, eh? Sì, vabbè, ma trovo che... Come chitarrista faceva... Chitarrista faceva cagare. David Gilmour è stato il dio della chitarra dentro il Pink Floyd. Poi, diciamo la verità. David Gilmour quasi il migliore del Pink Floyd. Però per dire però The Wall è stato scritto tutto da Roger Waters poi anche infatti lui. Io l'ho visto Roger Waters, l'ho visto due volte in concerto con il concerto di The Wall. Bello. Avete mai visto il film The Wall con Bob Geldof? No, lo devi vedere allora. È un film uscito negli anni 80 credo. Uscito. Si chiama The Wall, è l'album The Wall fatto un film con dove dentro c'è Bob Geldof che fa la parte di questo cantante tutto drogato, lo devi vedere, un bel film. Dai, un po' tesoro in alto, non fate cazzate, c'è ancora il gruppo Mannaro. Ecco, porca puttana. Comunque giocare Talisman con sotto i Pink Floyd è pura poesia, eh. Vabbè. Ma però purtroppo non la senti una canzone. O metto Groovy o... Sì, l'ho fatto. Metti su Groovy. L'ho messo su Groovy, però basta. Io pure, io ce l'ho al 60% Groovy e lo sento bene. Senza problemi.
Comunque, Duncan, Pink Floyd, Dark Side of the Moon è stato il mio primo CD che ho mai comprato e c'avevo 15 anni. E il primo CD della mia vita che ho comprato era Dark Side of the Moon e Pink Floyd. Ma per te è il miglior album dei Floyd? Allora, io ci sono legato proprio per quel motivo, perché il mio primo CD e poi insomma anche la prima opera CD musicale costituita dai Pink Floyd, e quindi sono di parte, però a me piace un sacco The Wall. Per me The Wall è il miglior album. So, probabilmente okay. Se devo giudicare oggettivamente The Wall, poi vabbè, io sono legato a Dark Side of the Moon. Rollo dice capolavoro il film. Veramente io non l'ho visto. Lo devo vedere. Io l'ho prestato tre volte, tre sono stati di The Wall su CD. Adesso ho il vinile, ma non l'ho neanche aperto, per tanto lo so a memoria, quindi anche ascoltarlo. E tienitelo chiuso, è da collezione, ancora meglio. No, beh, l'ho pagato anche caro, è tipo $60, ma è nuovo, c'è una ristampa, credo, molti mesi fa, ed è nuovo, non è che è originale. Vabbè, comunque Roll... non aperto, tra 20 anni varrà. Rollo dice The Wall è il miglior album perfetto. È anche per me The Wall è il più bello. Sì, a mia cugina piaceva quello Appalachian Spring, com'è che si chiamava? Ma c'è tanta gente dice che Dark Side of the Moon è il miglior album, ma non so perché. Poi dentro Dark Side of the Moon ci sono delle canzoni che ci sono già nel The Wall, non so perché. Tu 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 tu. Comunque a me piacciono di più i V come musicalità. Sono più divertenti. Chi? The Who, Roger D'Altri, Pete Townsend. Poi ha fatto Tommy. Cioè, è un po' superato. Ehi, Who! Ti ho creduto che hai detto... E poi Who! Ma che è Pupu? No, io ho detto i V. Poi la parola poo in inglese significa pure merda, pensate? Scusa, ma perché sentire Roger Waters quando puoi sentire Facchinetti, scusa? No, ma stavo dicendo poo. Lo so. Grande detto... Roger Facchinetti. Ti ho detto... Continua a essere iscritto dal server. Perché non mi lascia andare? Oh, comunque oggi 12 tavolate di Talisman qua, Talisman è in grande spolvero. Ah sì? È il gioco pasquale. Con questo perdo, ragazzi. Comunque sei. L'altro giorno ho pensato a te, Dozzo, c'era sul New York Times, tra i vari giochi consigliati per la quarantena, c'era The Dragons, quello là che mi hai detto tu, come cazzo si chiama? Adesso non lo ricordo. Dragon Pass, esatto. Eppure tiene, cioè è tipo un micro game più che altro, no? Però ci vuole tempo, no? Ci è vuole tipo un Civilization senza le cazzate da costruire, nessuno, c'hai cioè, questi consiglieri che non ganano di vecchiaia. Sono un fantasma io. Ai ai ai. Chi rimane? Un fantasma di te stesso, Dancal. Alex Battista ha perso pure, no? Sì, Alex è morto. Palti di ricambio. Pelle dell'uccello di Debiru. Mancano solo due turni, eh? Ma l'album senza Roger Waters di Vicin Bell vi è piaciuto? The Auschwitz. Quello non lo conosco. Luca, eh? L'album senza Roger Waters di Vicin Bell ti è piaciuto? Ma oddio, insomma, High Hopes non è così male, una bella canzone. Questo c'ha due tasti da tirare, come faccio? Dai che la te la faccio sentire High Hopes, una bella canzone. Fammi mettere una a me, velocemente, poi sentiamo l'altra.
Aspetta che metto questa High Hopes, poi metti una tu. Ok, metti. Continuo a suonare. E benvenuti a sti froscioni. Belli grossi e capoccioni. Come va a pettare il lavoro? Perché ti vedo sotto di sto giro, eh? Poi anche Amazon sta lavorando tanto. Stiamo lavorando tanto, sì. C'abbiamo io, il mio team, ce l'ho 80% sul Covid. Un manipolo di indiani sul Covid. Ma ascolta, ma non potete opzionare quelli di Uber Eats, eccetera, per fare le consegne? Tanto quelli, i passeggeri, non penso che ce ne abbiano tanti in questo periodo, eh? No, sì, immagino di no, ma non penso proprio di no, cioè, penso sia abbastanza un casino fare una cosa del genere così, seduta. C'abbiamo un sacco di razzi amari già da gestire tutta la logistica. Ho vinto una vita. Bravo. Oh, ma Dario sta diventando un giocatore esperto comunque, eh? Sentite che musica, ragazzi. Of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway. A me piace quella canzone di The Wall dove dice scusi, dove è il bar? Che dice? Dov'è il bar? Dice, scusi, dov'è il bar? Si vuole pure il bar? Anche ne è sperato. È sperato! Lo sapete, non sai capire quante canne mi sono fumato quando questi canzoni. È che ti sei sbollentato i neuroni, Duncan. Eh? Sei sbollentato i neuroni con queste canzoni. C'è un'app per mettere le canzoni in live. C'è un'app per mettere le canzoni in live? No, c'è una. No, uso. Su Discord, Rollo. C'è un. C'è uno user su Discord che tu puoi mandargli le canzoni e lui te le streama sul canale Discord. Si chiama Groove. Costa solo 100 euro. Viene pezze. Oh, manda con i ragazzi. Ma non è. Non è una persona vera, credo che è un bot. No, è un bot. È un DJ, un bot di pezzi. DJ bot. E la figata è che vedi, tu puoi se vai su Discord, nella chat Discord, fai trattino play e metti un indirizzo YouTube, ti fa play di quella canzone su YouTube. Puoi mettere pure il nome, eh? Pronto. Io fatto sto. Ma hai detto come se smettuta. Smettuta. Che canzone hai messo? Prince. È chiaro che Dozzo metteva Prince. Ma come si sente la musica, Rollo? Si sente molto alta o bene con le nostre voci? Questo Prince è il cantante preferito di Dozzo, è sempre lui. Sì, insieme a Stevie Wonder, diciamo. Però ecco, Stevie Wonder è un grandissimo cantante, mentre Prince è musicista proprio a tutto tondo. No, Prince è un musicista completo, diciamo così. La paura che Stevie Wonder ha fatto, cioè secondo me le punte più alte le ha toccate Stevie, poi... Dopo a livello dei toni, dopo anche di canzoni, di qualità di canzone. Se tu prendi Inner Visions è un album perfetto, oppure cioè è totalmente perfetto Inner Visions del 72. Nessuno. Però hai vinto, Dozzo. Ho vinto, Dopo questa canzone, sai che facciamo? La canzone di George Harrison con lo solo di Prince. Sì, è bella.
ho dimenticato il nome, ma My Guitar Gently Weeps Tribute. Yes, yes, Gently Weeps, sì. Che facciamo adesso? Finita il gioco. È un'altra partita, no? Gioca Luca con noi, no? Vai. Alex Battista giochi ancora? Aspetta che devo prendere. E Capurso c'è ancora? Dai Capurso! Ciao Capurso! Beh, se vuoi stoppare questa, comunque hai sentito che è bella? Senti per esempio Stevie, L'ho trovata, aspetta che la metto. Dopo vi metto una di grunge, un po' di, vi mando un po' di vibe di sia. Ma la prima me la metto io, poi vai. Poi Luca e poi Dotto. Ok. Aspetta che mettiamo questa che è una meraviglia. Buon appetito Alex. È una meraviglia questo. La solo lo fa Prince. Grandissimo solo. Ma è bello, divertente che vedere il video di questa canzone, sì. Perché vedi che si fa cadere quasi nella folla, no? Perché quasi. Classicone. Questa è una delle canzoni più belle mai scritte da George Harrison, ragazzi. Pronti per la partita? Aspetta che... La canzone nei Beatles, Luca. Che sì. L'hanno scritti... L'hanno scritti John Lennon e Paul McCartney, non tanti delle canzoni dei Beatles. Sono poche quelle che ha scritto George Harrison, ma quelle poche sono le più belle. Cominciando da questa, che è una delle più belle. Per me il mistero più grande è come non ti blocchino il canale, Duncan, con queste canzoni. Ma come si fa a non sposarlo, Duncan? No, io sì, sono d'accordo, ma Twitch sono un po' infami su questo. Boh, forse ve le mettiamo piano. C'è la mano dentro, C'è anche un certo Mammut. Gently Whis. Ma sei entrato già, Luca? Io sono dentro. Ok, anch'io. That's what you said. Ok, partiamo. Diciamo a questo che stiamo streamando il canale su The Game and Style. Allora, che palle, ha messo il messaggero, puttana Eva. Ma Alex, Alex non sta giocando. Alex Battista. Deve andare a Magna. Devo solo scegliere. Aspetta, prendo Stregun. Il viandante sincronico è fichissimo. Sentilo. Del labirinto di Pan di Guillermo del Toro. È una figata. Sentilo solo di Prince. Ma quella canzone dura circa 10 minuti, qua arriva la solazzi. Sì, Alex, io lo gioco da tablet, Talisman, sono un setup perfetto, vi dovrei mandare la foto. Lo schermo, vedo la live. Che sembra pure zoppa. Have you all in a life? When you sipping, why my guitar gently whis? Ma è l'alchimista che sembra un elfo, per esempio. Vediamo. Vedi scheda personaggio. Ma tu devi leggere il contratto, insomma, che. Normale. Leggere il contratto prima di filmarlo. Ok,
cazzo, se ho imparato una cosa dall'America è questo. Sì, in effetti. Inizia la partita con 5 euro, questo... Bello ebreo, eh? Semitismo, allora... pure il mercante con 5 euro. Forze, diciamo. Sì, però a me questi con forza 2 mi fanno venire... latte al ginocchio. Ma tu adesso con le rune puoi fare partire con forza 2. Ah, cazzo. L'ho abbassata un po' la musica. Basso, sbasso. Mi sa che la prestigiatrice già l'avevo usata. Voglio usare alchimista. Ma il mercante invece? Il mercante se la crea pure lui. Oh, mercante mi piace. Il mercante. Da solo, no? Il mercante. Vai. Fai inizia con forza 4 lì a sinistra. Esatto. Ma non so sinceramente quante puoi scegliere in queste. 3. Scegli una più. Una più. E allora scegli pure la salute e il potere. Esatto. Oh oh. Sei morto, Dozzo. Mannaggia forza. E sta connessione del merda c'ho io. Vai, te la metto io una canzone. Dimmi se la conosci, Duncan. Tocca a te. Dai, mettila, Luca. Ah, ma devo fare stop prima. Sì, vabbè, sì. Mofi, appena... vabbè, mo appena finisce. Tanto è quasi finita, no? Te la fermo io. E ferma. Però me lo devo rifare, mi sa. Vediamo. Vai. Un po' di Seattle vi mando. Questo è Black. Sì, per il gem, no? Ci ha messo il dito in culo. The Biru. Si scopa al divano. Oh, il martial artist è figo. Guarda che figo. Sta... come si chiama? Sembra un lottatore. Un po' gordo, sembra Ronaldo. Per quello che ti piace a te. Sembra Ronaldo. Giottello, magari Ronaldo era così, quello c'aveva la panza, questo sta tutto tirato a lui. Ronaldo c'è stato un periodo che era in forza. Ronaldo, mamma mia, il giocatore più forte della storia, il Rollo sarà d'accordo con me. Ronaldo è vero, Ronaldo, un po' di intelligenza calcistica, al contrario di Bart. Esatto. Luis Nazario da Lima, alias Ronaldo, non il Ronaldo dei poveri, quello che dice. CR7 è una merda, un ricchio. Allora, CR7 è un atleta al 110%, cioè non c'è un atleta migliore di lui, però per me calcisticamente Ronaldo, Luis Nazario, ma anche Adriano calcisticamente era più forte di... Non ha intelligenza calcistica. Anzi, Rollo, te la butto lì, se Adriano avesse continuato e non gli fosse successo quella cosa col padre, per me diventava più forte di Ronaldo. Adriano era una bomba umana, io non lo so. Ma Adriano psicologicamente a un certo punto si è perso. Sì, no, gli è morto il padre Adriano e lui è andato in depressione, ha cominciato a bere, ha cominciato a non giocare più. Ma infatti lui con il mio amico è andato a Milano di notte, così alle 3 di notte, ha visto Adriano in bar, ha detto, ma tu non devi giocare domani. Infatti, cioè lui era in giro ubriaco alle 3 di notte, un giorno prima. Chi è? Adriano, scusate, Adriano era un fenomeno. Chi, Celentano?
No, sì. Il giocatore del Brasile. Il molleggiato, il molleggiato. Esatto. Ma comunque le Pearl Jam ci sono tante molto belle. A me questa mi piace, non lo so, questa mi piace un sacco, non so perché. Grazie mille. Ricordate che alle 9 e un quarto ci spostiamo da Alex. Certo. Ma Tozzo, mettine un'altra se vuoi, se vuoi. Il riesco mammutero, riesco mammutero che muove il culo. Vi metto una canzone maltese, di un gruppo maltese. Aspetta, no, che metto io. Ok, metti una tu. Rollo, però Adriano, secondo te l'abbiamo visto al 100%? Secondo me non l'abbiamo visto nella maturità completa come Ronaldo. Io, cioè, lo capisco quel punto di vista, in Ronaldo sicuramente non arrivava, però Adriano non abbiamo visto tutto il full potential, il potenziale massimo. Per me Adriano aveva alcuni aspetti calcistici che Ronaldo non aveva, il colpo di testa, alcuni lo tiro da fuori. Allora, lo scatto Ronaldo era superiore, ma il tiro da fuori, la progressione a tutto campo, quella di Adriano, se ti ricordi il gol con Lecce, ma per Adriano! Me, cioè, poi Rocco, non lo so, tu l'avrai visto pure live dallo stadio. Ci sono certi giocatori che li vede dallo stadio, sembrano extraterrestri. Io ad esempio il giocatore, sfortunatamente Ronaldo non l'ho visto dallo stadio, ma ho visto dallo stadio Cassano quando giocava con la Roma, extraterrestre, una cosa allucinante. Quando stava la Roma, Cassano era una cosa non reale. Comunque non parliamo di calcio, che Dozzo gli vengono... Io allo stadio ho visto Milan-Juve, ho visto Zalaieta, sembrava la moviola, cioè non si muoveva, era incollato al suolo, ha fatto cagare, che Zalaieta, te non hai idea, cioè rallentato. Cagareccio proprio. Ma segna totale. A Dozzo non gli piace il calcio, no? Poco, cioè a me piace molto i mondiali, ma il calcio di per sé mi piace molto poco. Anche perché il Monza praticamente ha sempre pareggiato, cioè io ho visto tipo 40 partite del Monza da piccolo, sempre tutte o 1-1 o 0-0, mai una vittoria, una sconfitta, quindi è sempre stato noioso per me. Cioè, sti stacchetti solo Stevie te li fa, nessun altro ti fa queste cose, solo Stevie Wonder può farti certe cose. Ma sì, Wonder, vabbè, tanta roba, Io l'avevo visto live a Verona, aveva preso praticamente anche una specie di... Non so se ha preso l'elio oppure una macchinetta che gli modificava la voce da bambino. Ha fatto una canzone di Jackson 5 con la voce proprio acuta, tipo Michael Jackson da piccolo. Cioè, aveva messo un spettacolo della Madonna. Solo che quella volta praticamente io avevo preso i due biglietti per il concerto di Stevie, cioè appena ho saputo li ho presi al volo, però avevo litigato con la mia ragazza, alla fine ci stavo mollando, alla fine ho detto vabbè, la sera prima siamo usciti con mio fratello, abbiamo conosciuto sta qua che era anche un cassone, ma siccome gli ho detto che andava a vedere Stevie, questa si era molto entusiasta, ho detto allora vuoi venire, allora siamo andati lì. È stata una cosa un po' strana, perché di solito tu al concerto ci porti una che ti piace, invece lì eravamo due sconosciuti con sta qui, che, cioè non era una situazione un po' equivoca, diciamo, no? Certo. Però è stato divertente perché, cioè, ovviamente, come concerto... A me mi piace questo. Cioè, poi questo non l'ho più mai vista, diciamo. Poi intanto ho fatto il concerto di Stevie gratis e tanta roba.
Rollo, io prima di Seattle stavo in Lussemburgo, sono stato in Lussemburgo sempre con Amazon per tre anni e mezzo. Senti queste canzoni, Dozzo. E prima di Lussemburgo ero vivevo a Roma, ma non ho mai vissuto a Milano. Altrimenti avrei avuto l'abbonamento anche io. Però. Senti, Dozzo! Maltese? No, è italiano. Avevi detto maltese! Ma faccio una ma questa è brutta, eh! Sì. Brutta! No, no! Brutta! La canzone di Shell! C'ha il pellicolo in testa! E sta vincendo dentro col treatto! Solo giunto un bagno! Sta del tuo compleanno! La festa per il tuo romanzo! Di due pagine e mezza. Io questa invece da piccolo, insomma, quando era uscita con i miei amici la chiamavamo Rutta, la canzone. E ti piaci tutta. Rollo, ma che settore dello stato stai con qualche gruppo organizzato, non ne so, banda bagagli, oppure stai per fatti tuoi o stai in curva? Era bello anche quella Tintarella di Luna, eh. Quella ancora più vecchia, eh. Tintarella di Luna vecchio. Questa c'è uscita, insomma, quando ero ragazzino. Sembrano pugnali. Pugnette. Si appannano gli occhiali. E il 386 si brutta. Un po' di musica italiana, dai. Mi senti sola e sconfitta. Non vuoi mangiare più. Ah, io fans. Tonino Canino d'Ascoli. Aspetta, senti questa. Innamorato di Marina. Questa la cantavamo a mia mamma che si chiama Marina. Ma questa qua, allora, se tu vai in Abruzzo in una sagra estiva a caso, se aspetti 5 minuti, questa canzone sarà sul palco, matematico proprio. Questa ma è la canzone quella, da sagra. Avanti, dietro. Quella c'è, guarda, sono degli staples, come si dice in America, del sagra. Questa. Della sagra, della cassa dell'unità. Duncan e anche Dozzo, se io stessi in Abruzzo per un periodo più lungo di tempo dovresti venire con me, farei fare il giro d'Abruzzo, delle sagre, delle bellezze, delle cose naturali d'Abruzzo. Guarda, ci sarebbe da stare un mese a girare senza che vi annoiate. Da noi lì c'è solo praticamente la salamella. Rollo confermerà, in Brianza c'è solo la salamella nelle sagre di paese. Eh sì, no, banda bagai, vabbè, come quelli del... Vabbè, anche comunque gli old fans li conoscevo. Poi non conosco nessuno, chiaro, li conosco tutti per nome, per tipologia di titolo. Cioè. Sì, no, Dozzo in Abruzzo c'è una sagra almeno per settimana, ma poi diverse, cioè tutti in generale dico tanto è cinghiale, ma ci sta una sagra di ogni cosa in Abruzzo. Senti questa italiana, Duncan. Mango. Questa sì che è musica italiana ai massimi. Mango, mangalicani. È morto dopo una performance. Lo so. Facendo quello che gli piaceva. Mio padre, questo mi ha sempre chiamato Mangolico. Oreno è la sagra della patata. Esatto, Oreno c'è la sagra della patata, sì. Poi c'era gli asparagi di Mezzago. Che a Mezzago c'è questo club che si chiama Bloom,
perché la leggenda vuole che Nirvana avesse suonato lì all'inizio della loro carriera negli anni nel 90, tipo avevano suonato questo famoso Bloom di Mezzago, e quindi si vantavano che Nirvana erano passati da lì. Kurt Cobain è molto proprio dentro un concerto in Italia, no? Bloom c'era un bel negozio di dischi. Se non mi sbaglio, Kurt Cobain si è suicidato dentro un hotel in Italia, no? Kurt Cobain si è suicidato con lo pub. Dentro un hotel in Italia? No, in America? Sì, si è suicidato in casa sua con lo shotgun. In Italia è finito overdose, allora, qualcosa del genere. Adesso facciamo una come si dice? Un omaggio ad Alex adesso, eh? Sentite questo. Quello è Alex che suona? Sì, questa è la canzone di Alex. Grazie al cazzo. È bella, un po' stanca. Ragazzi in chat, questo è Alex di Sala Giochi che canta, eh? È un po' scazz, no? Certo. Ma lui che canta? Sì. Grande canzone. Grazie per la fine della guerra. Grazie per la mafia, la camorra. Grazie ai curati insanguinati. Grazie. Cazzo, ma ha giocato Toiro al posto mio? Io non stavo proprio guardando. Se Toiro ti spendi i soldi, ti dai. Grazie. Grazie al cazzo. Duncan, dopo cantare in live. No, che cantare adesso. Ho già dato oggi. Grazie, Lollo, un grande. All'alto. Dai, scegli una canzone tu, Rollo, che la facciamo dopo questa di Alex. Scegli una canzone dei porno rimite o gli astacchi frontali. Questa canzone è di Alex, dico. Ah, ok, lo so. Adesso scegli una canzone tu, Rollo, che te la facciamo, dai. Benvenuti a Radio Malta. Ma Duncan, veramente facciamo un podcast, no? Facciamo un podcast io tu Rollo qualcun altro. Sarebbe bello quel programma dove fai la radio, stai dicendo, no? Allora, il podcast non è necessariamente radio, tu fai delle puntate vocali praticamente, come un TV show però vocale, dove parli di un topic, di una cosa, puoi mettere anche musica, però devi
di solito si parla di un solo qualcosa, no? Per 40 minuti, ad esempio, si dicono cazzate. Sì. Lo facciamo, lo facciamo. Parliamo del coronavirus, come siamo. No, no, coronavirus. Ma no, no, no. Quello no. Un po' folto. Posso folto. Come fai? Tu scrivici la canzone che vuoi e noi te la mettiamo. Posso chiedere una canzone io dopo? Sì, poi amico, sì. Chiedi adesso, prima Rollo, poi 342. Poi dai, mettete la canzone che volete e io ve la matto. Arco 2, ho sbagliato. Dovete solo scrivere il nome della canzone e io la metto. Ho sculato. Ma i Sex Pistols vi piacciono? Poco, però questo mi piace di più. Ah, beh, gli Shandon li conosco, dai, cazzo. Oco, che canzone è? Non mai sentito? Ok, ok. Ah, ok. Oh, il gruppo del... Ah, gli Shandon li conosco di più, li ho visto pure in concerto. Sì, conosco, dai. Dai che le matiamo. Ah, i Clash, sì. Invece a voi i Radiohead vi piacciono? A me piace Ok Computer, però poi dopo piacciono meno. Paranoid Android non ti piace? Quella mi piace, e quella era in Ok Computer, bellissima. Tutto era tutto là. Sia il singolo che cioè la canzone è perfetta per me. Sì. Beh, quello è vero. Cazzo, eccolo qua. Scegli una carta. Vai. Te l'ho messa, Rollo. Beh, gli Shandon sì, mi ricordo. C'avevano le Puma, quelle classiche. Sì. Belli. Ska. Ma i Verdena invece ve le ricordate? Sì. Ma poi è morta quella dei Project Q. Acido acida. Sì. Quella era bella, mi piaceva veramente i Project Q. Gian Maria, scusa, per mio fratello gli piaceva il punk, gli piacevano i FX, gli piacevano i Transit, tutte quelle cose lì, no? Io per lui li ascoltavo di riflesso, ma io ascoltavo più il punk. Tocca a te dopo 3-4-2-1-8-3-9-1-7-0. 3-4-2. Tocca a te scegliere la canzone, amico mio. Mi sarà uscito. Quindi il Rollo è un pacco caro. Dai che manca poco e finiamo la live, eh? Ma come balla, dai. Mancano solo 14 minuti. E adesso andiamo da Alessandro. Sì, sì. Lollo ascolta tante generi di musica, eh? Non solo uno. Ma io pure, eh. Io sono c'ho abbastanza musica neutra. Classica hip hop. Rock and roll. Mica la musica che mi piace, la musica che fa cagate, quella non mi piace. Tipo, non so, One Direction, quelle cagate là. Vabbè, quella merda. Ok, però, lascia stare. Negli ultimi 20 anni non hanno mai fatto niente di buono. Cioè, nessuno negli ultimi 20 anni ha fatto qualcosa di buono. Facciamo la canzone che ha scelto il nostro amico.
Ma questi necromante e l'alchimista non sono, sono PNG, personaggi non giocati, non sono persone. Beh, c'era sto mammut, ma si vede che si è eiettato. A sto punto sbatte. Fai uno e lo leviamo al cazzo. Cazzo. Adesso te lo rimanda, Vendicativo. Bastardo. Vediamo se è vendicativo. No, attenzione. No. Manda su un necromangio. Necromangio. Scarta un seguace. Speriamo che è questo. Vediamo se conosce questa canzone. Metto una canzone, vediamo se la. Ah, stai mettendo una canzone. Sì, sto... di 3-4. Ah, vai, 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 vai. Speriamo che è la canzone che vuole. Che è qualche epic metal o qualcosa del genere? Therion, sì, mi sa una roba di epic metal. Beh, allora, epic metal, Blind Guardian. Chi è che ha chiesto, ha richiesto Epic Metal? A me piace gli Angra di... La chiesta... Angra, anche quello è morto, André Matos è morto l'anno scorso. Piantano tutti, oh. Cazzo, sto mercante è culoso però, eh? Sacca dei soldi! Questo è un mercante di borsa, eh? Lavora in borsa e fai soldini. Ah, Metal Gothic. Metal Gothic. E... ah, molto Evanescence. A me di Metal Gothic mi piace solo il Turbo Negro, che sono un gruppo svedese. Hai presente? Sì, ma i Burzum lo conosci? Quello che ha bruciato la chiesa, l'ho vista, esatto. La chiesa. Allora, la chiesa. Metal Black Gothic, l'unico vero pazzo è Burzum. Quello ha ucciso il bassista dei Mayhem, eh? Per quello sta in prigione. Lui ha ucciso il bassista dei Mayhem. Sì, ma quello è scoppiato veramente. Cioè, quello anche è super scoppiato. Come l'ha, come l'ha ammazzato? L'ha ammazzato a coltellate. Quando si sono frente c'era la Black Swedish Mafia e si facevano un po' a vicenda, si facevano dissing un po' a vicenda, come hip hop West Side e East Side in America, e quello l'ha ammazzato a coltellate, perché insomma, ma ha ammazzato il bassista dello stesso, il bassista dei Mayhem, sì. Ah, adesso a me no, come si chiama? Del epic metal, il mio punto di riferimento sono i Blind Guardian, assolutamente. Il Suicide Blind Guardian è vinto, secondo me, lo sceriffo cieco che banna a caso. Dai ragazzi, che Blind Guardian mancano solo 10 minuti, Questi io li chiamo quando metto sulla cappellina, che arriva la donna e va col tremolo, poi la chiamo la cappellina con il tempo. Quel tipo di donna lì che canta lì. Slipknot pure tanta roba, vai, sui loro tempi, due album mi sono piaciuti dei Slipknot in realtà, poi... Slipknot, ma allora i Tool sono più bravi. Ah beh, i Tool sono tanta roba. I Tool! Tool! Ti piace l'ultimo album, Tozzo, dei Tool? Ma non l'ho sentito, cioè ho sentito pochissimo, perché chiaramente non ho nessuno degli album. Li ho sentiti ma non li ho comprati mai. A me l'ultimo album, devo dire la verità, mi piace. Com'è che il Dream Theater? Io sì, però non... Mi sta crashando, mi sa, perché non posso lanciare il dado. Allora, i Dream Theater, io sono andato a un concerto a Roma, cioè praticamente sono molto tecnici, cioè sono super spettacolari, cioè John Petrucci e il batterista, come si chiama, Mike Portnoy, due ultra tecnici, un ultra tecnico chitarrista e un ultra tecnico batterista, però a parte quello sì, un po' un metal cantato, quindi... Poi c'è il cinese, no? Ah, sì, sì. Ma sai che batterista che ho visto? Ho visto Terry Bozzio, che suonava forse con i Pink Floyd, ma soprattutto con
Frank Zappa, cioè Terry Bozzio l'ho visto a... Tanto lo conoscevo al nostro posto, si chiamano i magazzini in generale, mi sembra, no? Quindi dopo Bellusco. Ok Rollo, ti meriti di più di una canzone, amico mio. Sei sempre gentile con me e fai sempre delle donazioni, grazie. Guarda, a te, anzi, ti meriti di più. Ma se erano le giusti magazzini generali, si chiamavano così. Non so, c'era la musica, era una specie di fabbrica di deposito convertita in una specie di cosa di... Ma invece il Lightning Bolt mi conosce, in che? Lightning Bolt. Ma che l'afferma? Prova a scrivere Dracula, perché so che loro hanno fatto qualcosa tipo Dracula, ma non so, cioè una vale l'altra, sono tutti uguali. Dracula Mante. No. E un due. Uno alla batteria e canta con una maschera, e l'altro a chitarra, fanno un casino alla Madonna. Ma vi posso mettere la canzone preferita di Shark? Sì, ma sì. Fai partire questa prima, non puoi metterla. Quando parte la batteria sentite del muro. Come si chiamano questi? Lightning Bolt? Sì, ma fanno anche roba, cioè... sono italiani? No, sono americani, un duo... Ma cantano! O fanno... Cantano diversi. Fanno solo questo casino. Fantasino, poi quanto batteria quanto la tutta. Però suonano di merda, eh. Ecco con la batteria. Ah, ma sono casinari allora. Casinari. Ah. Molto Slipknot, vabbè. Influenza Slipknot 1000. Però. Doppio pedale. I locali, sì, ma frequento poco. Io andavo a Rolling Stones, a Rainbow, Bloom e Locomotion. Ogni volta che vai ti rubavano la macchina o ti spaccavano i finestrini. Una volta addirittura torno a casa e c'avevo nel bagagliaio una valigia. Che toni che fosse, la apro e c'è dentro questa generalità. E io ho detto, boh, chiamo sta persona. La conosco e... questa canzone, Luca. Baby Shark. È la canzone preferita di Shark, no? E aspetta quando c'è un bambino, senti che testa che ti fa questa canzone. Lo so. Ah, potete cambiare, era uno scherzo. Adesso suono una io, che mi piace molto. Ma perché non mi fa scegliere la cazzo di castella? Oh. Tuo figlio ti ha fatto già la testa così di sta canzone o no? Tuo figlio ti ha già fatto una testa così? No, lui sentiva, più che altro sentiva Baby Shark, Baby Shark, Ah, sì. Ma io quella volevo mettere, non è uscita quella. Non so come si chiama. Ma no, lui c'è stato una... Sentite questa! Anarchy in Malta. Anarchy in UK. Grande Sex Pistols. Ma mettici una canzone maltese, cazzo. Hai detto che ci devi una maltese. Poi trovo una maltese, ok? Mi metto uno... Vai a fare pipì, man. Vi metto uno di mio cugino, ok? Del gruppo di mio cugino, Luca. Vai. Aspetta.
sentiti questa prima. Ok. Scommetto che roba. Ah, cazzo, sono caduto. Elio e le storie tese, mio cugino. Ho sentito le cornamuse di Malta. No. Senti il testo, Duncan. Ok. Mio cugino, mio cugino. E gli ha aperto la testa. Mio cugino. Mi ha detto mio cugino che poi si è tolto il casco e si è aperta la testa. Mio cugino si è tolto il casco. Mio cugino si è aperta la testa. Dai che mancano pochi minuti, eh? E chiudiamo. Mancano. Mi ha detto mio cugino che una volta ha trovato in spiaggia un cane, invece era un topo. Era un topo. Mio cugino. Con una che poi gli ha scritto sullo specchio, benvenuto nel mondo dell'auto. Mio cugino. Come ci ha questi, Stefano? Mio cugino. I mitici e le storie tese. What? Ok, I'm coming. Posso mettere la mia? Vai. Anzi, io chiamo a mio cugino. Mi ha detto mio cugino che una volta è stato il casco si è aperto la testa. Io purtroppo, scusatemi, ma io questo... sono il mio italiano preferito. Questo è mio cugino. Tanto lo mette tanto in questo, bello. Ma veramente è tuo cugino, dai. Veramente è mio cugino. Come se fosse il Richard. Si chiama Ray. Magico dire. Lui è anche il... fa il... come si dice? In X-Factor fa il... X-Factor. Sì, è di Malta, è mio cugino. Cazzo. Fa il giudice o fa il... Sì, fa il giudice in X-Factor di Malta. Un cascato. Sei tu io. Porca troia. Ah, scusate per parlarci. Sta facendo Toir? Sta dando sulla guitarra sacrificale e sta ottenendo un punto di vitalità. No, cazzo, non lo fare. Merda. No, l'ha tenuto, ma senza usare il fare. Sembra un po' il Mattis. Sì, ma non succede niente, l'ha sprecato. No, senti questo un attimo, vediamo se la conoscete. Ah, ne ho scritto con due. Dai che chiudi. Sentiamo questa canzone e chiudiamo, eh? Eh sì. Che sono... Bravo tuo cugino comunque, eh? Senti il basso, eh? Ma che cazzo è questo? Ho preso Zappa. Lui era di origine sottiliana. Questa è la canzone di Biru. Ma la... Ragazzi, chiudiamo con questa canzone di Biru. La canzone di Biru. Ci vediamo la prossima domenica, perché io lavoro questa settimana, non posso fare niente.
Ringrazio Dozzo, ringrazio Luca, ringrazio gli altri. Grazie, Danca. Grazie a te. Ringrazio tutti sulla chat. Ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale oggi. Ragazzi, voglio bene. State dentro, non uscite fuori. Uscite solo quando vi dice che state tutti. Tutto sta andando bene. No? Un grande abbraccio e vi voglio tutti bene. Ciao a anche tutti. Te, Duncan. Ciao a tutti. Ciao. Grande, grazie per la like. Ciao Stefano. Ciao Alex. Ciao a tutti in chat. Aspettate.